approda in consiglio regionale il referendum per la separazione di Venezia da Mestre. Avanti tutta per la maggioranza, frena il PD, voto previsto il 31 gennaio. 20 anni fa il divorzio di Cavallino Treporti da Venezia, il sindaco Roberta Nesto, così si vive meglio, dice dal comune di Venezia, avanziamo ancora 28 milioni di euro. Viaggio a Parigi per il sindaco di Venezia, faccia a faccia tra Luigi Brugnaro e la direttrice generale dell'UNESCO, la città tornerà ad essere un esempio, l'impegno della delegazione. Caso di aviarie in un allevamento di giarre di mira, il sindaco impone l'abbattimento di 20.000 tacchini, la regione adotta misure restrittive per evitare il contagio. Braccialetto elettronico per l'ex marito accusato di stalking e per l'ex moglie per sicurezza, ordinanza innovativa del Tribunale di Venezia, divieto per l'uomo di avvicinarsi a meno di mezzo chilometro. Suona il campanello di un condominio e l'anziano che apre si presenta con la pistola, attimi di paura mestre per un dipendente dell'ENI, arriva la polizia, l'arma era ad aria compressa. La regione dà vita alla conferenza dei sindaci del litorale Veneto, 10 comuni costieri, 7 veneziani e 3 polesani, il vicepresidente Forcolini, queste sono le cose che servono. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia Mestre. Dunque, come avete sentito dai titoli, oggi doveva essere la giornata nella quale il Consiglio regionale si sarebbe espresso sull'ammissibilità del referendum, sarebbe il quinto per la divisione tra Venezia e Mestre. Bene, allora andiamo a vedere com'è andata la giornata a Palazzo Ferrofini nel nostro primo servizio. Il voto del Consiglio regionale arriverà il 31 gennaio, ma i referendari sono certi. La quinta consultazione per separare Venezia da Mestre si farà. I voti del parlamentino di Ferrofini ci sono, la strada è in discesa. Venezia merita questo, merita di avere un sindaco anche metropolitano eletto da tutta la provincia di Venezia e non un sindaco, diciamo, che deve essere per forza il sindaco di Venezia. E ci porterà a chiedere anche lo statuto speciale per Venezia. Primo posto, referendum. Secondo posto, legge speciale per Venezia. A opporsi, oltre al sindaco Brugnaro, il Partito Democratico. Il referendum è uno strumento sacrosanto che va guardato per il diritto dei cittadini ad usarlo. Non possiamo permetterci di prenderli in giro approvando uno strumento sbagliato. Un grande giorno per i referendari che colgono l'occasione per lanciare una frecciatina a Brugnaro, sindaco di terraferma. È un grande giorno sia per Venezia e Mestre, sia perché un'allegra comitiva di mestrini è a Parigi oggi a parlare di risolvere i problemi di Venezia. Straordinario, insomma, una contraddizione in termini. Election Day in pectore per questa consultazione e referendum sull'autonomia del Veneto. Per ora tutto rinviato di una settimana esatta. E voi come la pensate? Ve lo chiediamo nel nostro TG Linea Aperta di questa settimana, lo spazio del telegiornale che è riservato alle vostre opinioni. Venezia e Mestre, tempo di divorzio? Come sempre potete dire la vostra inviando un sms e una mail ai numeri e agli indirizzi che vedete in sovraimpressione. E chi ha un'opinione precisa su questo argomento è il sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto. Come ricorderete, Cavallino Treporti si è separato oramai più di 20 anni fa dal comune di Venezia. Senza Venezia si sta meglio. Può affermarlo a ragion veduta il sindaco di Cavallino, Roberta Nesto, a 20 anni esatti dal divorzio con il capoluogo. Sicuramente maggiori servizi sul territorio, più attenzione al cittadino, non tutto va bene, ma sicuramente ci stiamo mettendo il massimo dell'impegno. Una struttura più organizzata, un'imposizione fiscale più bassa di Venezia, quindi il bilancio è assolutamente positivo. Sono stata interpellata diverse volte dai separatisti mestrini, spiega Roberta Nesto, e non ho potuto far altro che ribadire quello che la nostra esperienza ci ha dimostrato. Le realtà piccole ma organizzate, non tanto piccole ma comunque sufficientemente a portata del cittadino, funzionano bene. E staremo ancora meglio, sospira il sindaco, se finalmente Venezia ci restituisse i soldi che ci deve dalla separazione e per i quali a giorni ci rivolgeremo alla giustizia civile. Adesso notificheremo atto di citazione per 28 milioni di euro, oltre a interessi di valutazione e spese. E quindi noi andremo avanti perché riteniamo che sia giusto e corretto che Cavallino Treporti abbia i suoi soldi, soldi che servono per strutture pubbliche, per strade, per viabilità, per la piscina, quindi per servizi di cui i cittadini di Cavallino Treporti abbisognano. Ed ora ci spostiamo a Mira, dove un focolaio di aviaria ha reso necessario, rende necessario l'abbattimento di circa 20.000 tacchini.
L'ASL appunto ci ha contattato in questi giorni segnalando che è stata confermata la presenza di un focolaio di aviaria e quindi ha chiesto a me e al sindaco ovviamente di confermare con un'ordinanza il sequestro, l'abbattimento e la distruzione di ben 20.000 tacchini in un allevamento qui a Giare di Mira. Un focolaio di aviaria in un allevamento di Mira ha imposto l'abbattimento di circa 20.000 tacchini. È la prima volta che un fatto del genere avviene in provincia di Venezia. Un secondo focolaio a Piove di Sacco ha convinto la regione ad emanare un'ordinanza per contenere l'eventuale diffusione del virus. È da chiarire subito, non c'è rischio di contagio per gli uomini, non è un ceppo che si trasmette agli uomini, però potendo potenzialmente danneggiare altri allevamenti, ASL e ovviamente anche noi ci siamo subito prodigati per prendere tutte le misure di contenimento. L'ordinanza fissa una zona di protezione ed una di sorveglianza. Nella zona di protezione, che comprende parte dei comuni di Mira, Campagnalupia, Piove di Sacco, Codevigo e Campolongo Maggiore, è previsto il trasferimento del pollame e di tutti gli altri volatili in cattività all'interno di un edificio dell'azienda. Nella zona di sorveglianza più estesa è disposto il divieto di movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova. Approfitto anche, se posso, faccio un appello dissuadendo i curiosi, perché abbiamo anche trovato degli strani turisti del tacchino che sono recati a Giare credendo di vedere chissà cosa. Non c'è proprio niente da vedere e quindi ecco, anzi, facendo così si aumenta un po' il rischio di trasportare magari involontariamente materiale che è stato contaminato e quindi di spargere ad altri allevamenti, per favore non fatelo. Voltiamo pagina, vi raccontiamo di un'ordinanza innovativa disposta dal Tribunale di Venezia nei confronti di un ex marito accusato di stalking e nei confronti anche dell'ex moglie. Braccialetto elettronico per lui, braccialetto elettronico anche per lei, per proteggerla da qualsiasi tentativo di avvicinamento dell'ex marito violento. Una sentenza innovativa, quella adottata dal Tribunale di Venezia, per garantire la sicurezza di una donna, parte offesa nel reato di stalking, e permettere all'ex marito, un imbianchino milanese di 48 anni, arrestato dai carabinieri la scorsa estate, di lasciare i domiciliari e riprendere a lavorare. I braccialetti adottati sono forniti di un dispositivo GPS e tarati in modo da lanciare l'allarme immediato alla centrale operativa delle forze dell'ordine se si dovessero avvicinare a una distanza inferiore ai 500 metri. I 250 metri scelti all'inizio sono stati aumentati per le ridotte dimensioni del piccolo paese dove i due vivono. La donna, stanca delle continue molestie dell'ex coniuge, ha accettato di indossarlo per la sua sicurezza, una misura chiesta e ottenuta dall'avvocato difensore dell'ex marito, che sta tentando di provare a ricostruirsi una vita normale. Inutili misure come il divieto di avvicinamento che il 48enne in passato aveva già violato. Oltre alla distanza imposta dei braccialetti tra i due, il giudice ha proibito all'uomo qualsiasi contatto con l'ex moglie, telefonate, sms, via Skype o con qualsiasi altro dispositivo telematico. E allora ci spostiamo sul litorale, perché oggi è nato un nuovo ente di coordinamento tra tutti i sindaci della costa. Vediamo. I 10 comuni costieri veneti, 7 in provincia di Venezia e 3 in Polesine, hanno dato vita a un nuovo ente. La conferenza dei sindaci del litorale veneto, istituita da una legge regionale, riunisce da nord a sud le amministrazioni di San Michele al Tagliamento, Carle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro. In realtà noi ci trovavamo già dal 2012 come forma di, come dire, chiamiamolo, di condividere le nostre idee, le nostre strategie. Avevamo bisogno di uno strumento che ci rendesse più efficaci, più efficienti, più veloci, che ci facesse passare velocemente attraverso i consigli comunali per affrontare ad esempio i temi come l'erosione costiera, i fondi strutturali europei, i contratti di lavoro dei nostri dipendenti stagionali, la tutela ambientale e così via. La vocazione turistica è resa evidente dai dati del settore. I comuni del litorale hanno accolto quasi la metà dei turisti che nel 2015 hanno soggiornato in Veneto. Con 8 milioni di arrivi e oltre 34 milioni di presenze, il 54,4% di quelle registrate nell'intera regione. Si tratta di un territorio omogeneo, nota al vicepresidente della regione Gianluca Forcolin, con questioni da affrontare che sono le stesse per tutti, al contrario di quanto avviene per altri enti. Io ero e sono ancora scettico sull'istituzione della città metropolitana, tanto più quella di Venezia, che ha un territorio assolutamente eterogeneo rispetto a 900.000 abitanti, dei quali solo 300 vivono a Venezia e gli altri 600 sono estremamente lontani da questa realtà. Per cui credo che la nostra Costituzione oggi invece tocchi temi fondamentali, concreti, che oggi gli operatori economici, il mondo delle partite IVA, ma non solo questi, hanno da affrontare tutti i giorni.
Allora parliamo di economia, in particolare di imprese e di legalità, un binomio necessario perché si arrivi finalmente alla ripresa tanto attesa nel nostro territorio. Se ne è discusso oggi a Mestre. Lo Stato negli ultimi anni sta facendo tanto per cercare di essere sempre più vicino al cittadino e alle imprese. Nelle parole del prefetto di Venezia Carlo Boffi, l'introduzione di una novità definita senza precedenti nel panorama legislativo italiano. Nelle gare per l'assegnazione di un appalto pubblico e in parte anche nei bandi per accedere ad agevolazioni pubbliche vengono introdotte da un lato la valutazione dell'integrità e dell'etica negli affari dell'impresa, dall'altro le performance precedenti dell'azienda. Sono i cosiddetti rating di legalità e rating di impresa. Le recenti faccende del MOSE hanno dimostrato che naturalmente ci sono delle situazioni che hanno bisogno di un'attenzione maggiore ed è importante che ci concentriamo su quello che è successo per far sì che l'impianto normativo faccia in modo che non risucceda nuovamente. Una questione amplissima, MOSE a parte, da anni si assiste ad esempio a gare d'appalto con offerte al massimo ribasso che secondo Confindustria suscitano più di un dubbio sulla possibilità di opere eseguite a regola d'arte e seguendo tutte le regole. Ma più in generale la legalità non rappresenta solo un valore etico, rappresenta anche un valore economico che permette la crescita di un intero sistema. Bisogna cercare di capire come riuscire a far diventare conveniente per tutti, non solo spiegare quanto la legalità sia un principio etico-morale, ma anche un principio di correttezza per la concorrenza leale. L'aspetto sul quale ci si vuole concentrare non è solo la repressione dei reati, ma anche e soprattutto la prevenzione di determinati episodi. La migliore prevenzione è quella di attuare una semplificazione normativa, perché la madre della corruzione è, da un lato, l'avidità e anche la stupidità umana, ma dall'altro gli strumenti che si mettono a disposizione di questa avidità. E gli strumenti sono le leggi, complicate e contraddittorie. Una legislazione, insomma, che aiuti quel binomio composto da etica ed economia che appare condizione necessaria per quella ripresa economica attesa oramai da anni. Oltre la legalità c'è bisogno della moralità. In questo senso io mi auguro che una nuova visione ci aiuti tutti a sperare un'Italia migliore. Ora parliamo degli ultimi istanti del 22enne migrante del Gambia che domenica pomeriggio si è tolto la vita lanciandosi nel Canal Grande a Venezia in un video pubblicato sul sito del Gazzettino. Africa! Oh! Butta a salve gente! Attimi lunghissimi e spaventosi. Dalle rive veneziani vedono un giovane di colore alle 15.30 di una tranquilla domenica di gennaio in acqua nel tratto di Canal Grande davanti alla stazione di Santa Lucia. Lo chiamano, dal vaporetto parte il lancio di salvagenti e alla fine saranno quattro, ma Patessa Bayi, 22 anni, originario del Gambia, ha deciso, scampato alle acque del Mediterraneo, ha scelto quelle della laguna per porre fine alla sua esistenza, come testimoniano queste immagini pubblicate dal Gazzettino. Butta salvagente! Butta salvagente! Ehi! Qua, butta! Aveva un permesso di soggiorno in tasca, Patessa Bayi. Sbarcato in Sicilia, era arrivato a Milano e da lì salito su un treno diretto a Venezia. Sceso dalla stazione, ha lasciato lo zainetto e si è lanciato in acqua, deciso che la sua vita non aveva più un senso. Chiara la sua volontà, espressa sotto gli occhi di molti che nulla hanno potuto fare. Rapina a mano armata in una sala slot di Porto San Margherita, Santa Margherita. Scusate, tanta paura, ma alla fine il bottino è stato esiguo. In tre, il volto coperto, una pistola in pugno. Indagano i carabinieri della compagnia di Porto Gruaro sulla rapina a mano armata messa a segno nel pomeriggio di lunedì in una sala slot di Porto Santa Margherita. Secondo una prima ricostruzione, i tre sarebbero entrati nel locale intorno alle 16 minacciando la proprietaria e i clienti presenti. Un colpo rapidissimo. Ottenuti i soldi del cambiamonete, i tre malviventi sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata di colore scuro. Le ricerche dei fuggitivi sono in corso. Il bottino, secondo i primi dati raccolti, sarebbe esiguo. Ed ora una vicenda che è accaduta a Mestre per chi ha suonato alla porta di un appartamento, un bello spavento. Sentite cosa è accaduto.
Ha suonato il campanello per presentare le sue offerte. Si è trovato davanti un anziano armato di pistola. Sono stati attimi di paura per un dipendente dell'ENI che nel pomeriggio di lunedì si trovava a Mestre in via Camporese. Dopo aver suonato il citofono di un palazzo, il malcapitato ha visto uscire l'anziano armato. Pochi istanti per capire cosa fare, immediata è scattata la telefonata al 113. Sul posto sono arrivate due auto della polizia. Gli agenti hanno identificato l'anziano e appurato che l'arma altro non era se non una pistola ad aria compressa, la cui vendita è consentita. L'uomo, 76 anni, ha spiegato agli agenti che quell'arma la tiene sempre con sé per dissuadere eventuali malintenzionati. Tutto risolto in poco tempo. Il dipendente ENI ha proseguito il suo giro, l'anziano si è tenuto la sua pistola ad aria compressa. E allora da Mestre ci spostiamo addirittura fino a Parigi, perché oggi, come ricorderete, ne abbiamo parlato nei nostri telegiornali, anche ieri c'è stato il faccia a faccia tra il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, e la direttrice generale dell'UNESCO. L'incontro è stato definito franco e fruttuoso. La città tornerà ad essere, ha detto Luigi Brugnaro, d'esempio per tutti. Noi vogliamo che le opere che stiamo facendo siano opere strutturali, siano opere che consentono alla città di tornare a essere quello che era molti anni fa, una città che può veramente essere di esempio. Le immagini e i primi tweet sono stati postati in mattinata durante l'atteso incontro a Parigi fra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e la direttrice generale dell'UNESCO Irina Bokova, al tavolo con gli staff di Ca' Farsetti e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la Scienza, la Cultura e l'Educazione. Una discussione franca e fruttuosa, twitta Irina Bokova, dimostrando apertura e disponibilità al dialogo di UNESCO, che dovrà decidere se inserire Venezia nella lista dei siti patrimonio dell'umanità considerati a rischio. È il senso di responsabilità che ci fa andare avanti, ha detto Brugnaro. Piano di interventi, piano anticorruzione, riorganizzazione del Comune di Venezia, gli asset dell'azione dell'amministrazione Brugnaro, impegnata anche sul fronte della gestione dei pesanti flussi turistici e del problema del traffico acqueo. Il passaggio delle navi, cioè io sono d'accordo da più di 8 anni, scritto e ripetuto in tutte le salse. Il tema è, dobbiamo invece mantenere la marittima, perché sulla marittima sono stati fatti ingenti investimenti e ci sono più di 5.000 posti di lavoro. Ad aprire la mattinata di lavoro parigino, la consegna del Leone d'Oro di Venezia alla direttrice UNESCO, cui è seguito un breve colloquio di presentazione. Ora gli uffici si prenderanno qualche giorno di tempo per prendere le proprie decisioni, dopodiché sarà stilato un documento che dirà se il dossier su Venezia è sufficiente a calmierare le criticità sottolineate da UNESCO nell'ultimatum dell'anno scorso. Unico interlocutore sul documento finale sarà il governo italiano. Sempre la grande attualità sotto la lente di Focus dalle 21.05 in studio, in diretta su Rete Veneta con il direttore Luigi Bacialli, gli ospiti Gianluca Forcolin, Simone Scarabella, Ettore Beggiato, Gennaro Marotta, Settimo Gottardo e Patrizio Miatello. Come al solito aspettiamo i vostri sms. Con questo per stasera da Venezia è tutto, nell'augurarvi un buon proseguimento di serata vi lasciamo le previsioni del tempo, arrivederci. Previsioni per domani, tempo ben soleggiato, precipitazioni assenti, temperature in diminuzione in pianura, in aumento in montagna, venti moderati da nord-est su costa e pianura limitrofa nella prima parte della giornata.